Benvenuti a questa nuova puntata delle pillole di Lele. Io come sempre prima di tutto vi ricordo di iscrivervi qui al canale della locomotiva, con un clic sarete aggiornati su tutti gli episodi delle pillole. Quest'oggi andiamo a scoprire 5,45 giri dal beat italiano, però quelli un po' proto-punk, quelli garage punk, così come vengono definiti di solito. Bene, le teste dure da Torino con questo Era un beatnik, band che realizzerà soltanto questo 7 pollici, ma che è diventato di culto per gli amanti di questo genere, con questo brano molto violento. Sempre Torino, decisamente meno violenti ma dal gusto garage. Qui siamo alle prese con due cover, Sitting on My Sofa e Out of Time dei Rolling Stones, in questo caso si chiamano Apache. Bene, unico singolo anche in questo caso. Vita più lunga invece per la band dei Bisonti, che raccoglieranno diversi successi, ma questo è il loro brano più crudo. Crudele il titolo, ma decisamente violento e molto molto personale. Bene, andiamo in Sardegna per trovare una band quasi punk, loro in controtendenza, invece che essere dei capelloni si radono a zero, e qui sono i Pelati con questo brano in sardo, anche qui molto garage beat, intitolato Brunedda. Finiamo con un'altra canzone di una band torinese, e dal Piemonte arrivano i Cox, molto divertenti anche per il loro nome, che suscitò un certo imbarazzo, in quanto tradotto in inglese vuol dire un po' i cazzoni, così chiamati dai Sorrows quando andarono a Roma a suonare al Piper Club. Bene, ci siamo, abbiamo chiuso, spero che anche con i Cox di avervi soddisfatto con queste 5 canzoni dal beat italiano, sempre consigliati dalle pillole di Lele.